Ben ritrovati amici. Oggi vi presento un pennino molto particolare, il pennino italico su una stilografica molto molto bella che abbiamo già visto nella recensione precedente, l'Aurora Optima, che vi ho presentato con il pennino Stab e vi presento oggi col pennino italico, un pennino meno consueto rispetto alle gradazioni più comuni come il medio, fine, extra fine, il broad, ma lo Stab, per quanto meno diffuso, sia comunque più riscontrabile di quello che non è un pennino italico, anche perché l'utilizzo di un pennino italico è un po' più un pochettino più avanzato rispetto a quello che è lo stab. Vi ricordate, se avete visto il video, delle differenze sostanziali tra i due tipi di pennini, e cioè il pennino stab è un pennino tronco, però arrotondato, cioè smussato agli angoli, mentre invece l'italico non solo è un po' obliquo, ma è anche molto netto nei tagli laterali. Quindi, diciamo, richiede una maggiore perizia, ma nulla di che, sapete, con questo non voglio spaventarvi, ma semplicemente, insomma, serve un po' di mestiere in più. Stiamo parlando di una penna bellissima, l'Aurora Optima, in edizione Auroloide verde, edizione, scusate, nella livrea verde. Sapete che ci sono diverse colorazioni, è una stilografica che ogni volta che prendo in mano mi stupisce per la qualità delle finiture. Queste sono finiture dorate, per la qualità degli accoppiamenti, per come anche la piacevolezza al tatto, la funzionalità dei meccanismi, ve l'ho già descritta nella recensione col pennino Stab, e oggi mi soffermo meno, insomma, sulla descrizione dell'esemplare, se non ancora ve la mostro. È più corta della 88, che è forse la penna più nota e anche quella più storica da un certo punto di vista di casa Aurora. A me piace molto proprio perché è un pochettino più corta, mi casca meglio in mano, la governo meno, e anche sento proprio che la impugno meglio, mi piace un pochettino di più, ma è una questione personale. La cosa importante è che la qualità dei materiali del pennino, in questo caso un pennino in oro a 14 carati, sia la medesima di tutta la gamma Aurora, e questo sì, ogni volta che ci spostiamo in queste serie così prelibate, oserei dire, la qualità sia percepita a livello tattile che quella della finitura dei materiali e quella meccanica, cioè della scrittura, è assolutamente di rilievo. È di rilievo il meccanismo del pistone, è di rilievo la qualità di come l'inchiostro viene erogato. Andiamo subito a metterla alla prova. L'ho caricata con del Diamine Chocolate Brown, che è un inchiostro che personalmente apprezzo molto anche nei tratti più sottili, ma in questo caso voglio proprio vedere come se la cava. Già che li ho qua entrambi, vi faccio vedere la differenza fra il pennino. Questo è il pennino italico. Vediamo se riesco a farvi apprezzare la differenza. La vedete la punta com'è netta, com'è tronca e anche un po' angolata? E quest'altro, permettete che lo chiuda, che devo farlo più che volentieri, di ringraziare la stilografica Milano che mi ha dato la possibilità di metterli a confronto, perché sono pennini, insomma, una certa importanza. Questo invece è sempre 14 carati, è lo stab. Vedete come sia diverso, come sia arrotondato, un pochettino meno deciso rispetto all'altro. Quindi andiamo a provare e vediamo come se la cava. La prima prova la faccio sul Life Journal, quello triennale, 3 years, della Quo Vadis, che è una carta bellissima, mi piace un sacco. Poi ve la presento nella serie delle carte. Andiamo a vedere un pochettino questa. Aurora bellissimo questo inchiostro, ma quanto è reso bene dal pennino. Non so se riuscite ad apprezzare la pienezza del tratto.
veramente molto bello. E poi, certo, ve l'ho detto, un bel inchiostro. Oh, e qui entriamo nel vivo del pennino. Come ogni asola, come ogni apice viene proprio scolpito a dovere da un pennino come questo, un pennino. Credo chocolate senza la E, ora vado a verificare perché il mio pubblico è un pubblico così attento che mi fa giustamente, e lo ringrazio, le pulci su tutto. Innanzitutto avete sentito che ho imparato a pronunciare Diamine come si conviene. E, insomma, ho fatto un corso di lingue nel corso di questi anni, grazie anche ai vostri spunti. Ogni tanto mi riprendete, guarda che non è americana, è inglese. Sì, avete ragione, ogni tanto mi scappa qualche strafalcione. I dati sono tanti e a volte parlando un po' a braccio, come faccio io, ne scappano. E voi siete sempre pronti a dire: Marco, Marco, guarda che non è così. Quindi molto spesso veramente mi fate sorridere bonariamente per quello che dico io, e vi ringrazio invece dell'attenzione che date ai video e a quello che dico. Pennino italico. Andiamo a vedere, lo usiamo come abbiamo detto altre volte, vediamo in maniera, sì, cominciamo così, in maniera incidente. Quindi questo è il pennino, questo è il piano della carta. Il tratto è pieno quando è verticale, diventa sottile. Benissimo, certo. Però è anche, insomma, la bellezza di questo pennino è quello di usarlo in maniera un pochettino meno inclinata e anche appena appena angolata. Vediamo se, ora io esagero, lo scrivo per pendicolare, mettendo in difficoltà il pennino che, come vedete, inclinandolo un pochettino, la parte verticale e quella orizzontale cominciano ad assomigliarsi molto. Ma anche senza arrivare a questi estremi che diventano più problematici con un pennino siffatto, andiamo a vedere come scrive. Scusate che faccio una prova su questa carta. Sì, cambia molto, sente, la bellezza di questi pennini è che sentono, avvertono moltissimo quello che passa loro sotto. Scrittura, proviamo il nostro alfabeto. È un pennino che dona un'eleganza, come potete vedere, ora stringo un pochettino così lo vediamo meglio tutti. L'italico ha in sé questa prerogativa, vedete come il tratto sia variabile? Pur usandolo, basta inclinarlo appena, così l'ho fatto in maniera quasi incidente, non in questa maniera, basta appena appena inclinarlo per avere, vedete che belle variazioni, e più lo inclino, anche con lo stampatello minuscolo, e più lo inclino, più queste variazioni, scusate che forse non ero inquadrato, prendono forma, ma anche rispetto alla maniera incidente, quanto l'effetto shading, quanto la copertura si presenti in maniera variabile e quindi dia ancora più bellezza. Ecco, attenzione quando utilizzate gli stub, quando utilizzate dei pennini come questi, li lasciate un po' scoperti, soprattutto se poi inclinati, non potete vederlo, verso l'alto, beh, insomma, non aspettatevi che partano come parte un pennino medio o fine, perché il flusso che richiede un pennino così generoso, il flusso di inchiostro è maggiore, notevolmente maggiore ad altri. Lo proviamo su un'altra carta. Mi sono preso una Clairefontaine, che è una delle carte che io preferisco in assoluto. Questo è un quaderno, no, non è la serie Notebook che è altrettanto bella, è un quaderno a righe, sono un po' stretto, ma così riuscite a vedere bene. Vedete che tengo inclinato un po' di taglio il mio pennino, quasi a snaturare, ma il pennino è così a posto, è così a punto, che mi permette di utilizzarlo in tutte le maniere. Aurora Optima, facciamo Aurora. E proviamo a scrivere anche in piccolo.
piccolo con pennino. Cioè, questa volta lo scriviamo più in grande, italico. È uno dei pennini più belli che io abbia avuto fra le grinfie negli ultimi anni. Se posso esprimere così un reclamo da appassionato quale sono e quale siete tutti voi, un bel conduttore in ebanite, sì, avrebbe dato ancora quel di più che merita una, non dico neanche la penna in sé, ma un pennino come questo, perché è veramente molto, molto bello. Guardate la pienezza del tratto quando vado a usarlo così, quando mi sposto un pochettino, quindi. Possiamo dire che questa Aurora è promossa a pieni voti, ma vogliamo provare anche come se la cava con, non so, la scrittura. Devo fare qualcosa di veloce, sì, prendo degli appunti, ma guardate che bello. Me la sono provata questa, prima di farvi il test, come tutte le penne, e sono rimasto colpito da questo pennino che alla fin fine, insomma, penso che sarà quello che terrò e rimanderò indietro, quell'altro al signor Antonio, perché è veramente molto bella. Quindi, cosa possiamo dire di una penna che è già bella di per sé quando la dotiamo di un pennino che risponde alle nostre aspettative, alle nostre caratteristiche? Vi ricordo che questo fattore che io vado a chiamare così di confidenza, cioè la capacità che ha la penna di seguire quello che vogliamo fare e quindi, come avete potuto vedere, di passare da un carattere grande ad un carattere piccolo ma estremamente leggibile e preciso, pur con un pennino che, come vedete, sarà di 1,1 mm, sì, 1,2 mm anche, assolutamente, assolutamente largo. Sì, anzi, sì, 1,2 di sicuro. Significa che la penna, il pennino sono a posto, sono a punto e quindi riescono a farvi fare tutto quello che cercate. Io non mi dilungherei. Come faccio spesso su altri aspetti, il flusso, questo, quell'altro, perché? Perché quando una penna scrive bene, è inutile andare a cercare, tante caratteristiche che sono quelle che compongono già il suo risultato finale, come nel caso di questa Aurora, che mi piace davvero tanto. E voi tutti, amici, grazie per aver seguito anche questo video. Vi aspetto ai prossimi video.